Ciao ragazzi, allora in questo video invece vi parlo di un pittore del 1600 napoletano che si chiama Micco Spadaro, che è un pittore abbastanza importante nel 600, nel barocco napoletano del 600, e soprattutto per aver realizzato un'opera della pestilenza, della peste che è venuta veramente nel 1656 a Napoli. Quadro molto importante. E adesso vi spiego tutto. Dunque, Micco Spadaro è stato un pittore attivo principalmente nei due decenni a cavallo della metà del XVII secolo, dotato di un talento brillante e scarsamente però documentato nonostante un'ampia produzione sistematizzata nella monografia a lui dedicata da Sestieri e da Pra. Però la ricostruzione della vicenda biografica passa necessariamente attraverso la considerazione prudente della testimonianza di Bernardo de Dominici, che a lui ha dedicato una vita ricca di informazioni, la quale, pur mescolando notizie autentiche a varie fioriture aneddotiche, rappresenta l'unica significativa fonte letteraria a nostra disposizione, ricca soprattutto di acute intuizioni critiche e stilistiche e ricco soprattutto di documentazione d'archivio. Secondo lo storico napoletano, secondo lui nacque nella città di Napoli nel 1612 da Pietro Antonio, che l'arte di Spadaro esercitava nella strada detta di visita poveri. Poi, oltre a questo, che dire di Micco Spadaro? Che lui si specializzò principalmente nella rappresentazione di paesaggi o scene cittadine affollate da figurine presentate con minuto descrittivismo e con attenzione quali cronachistica verso la realtà sociale, popolare, eccetera, venne elaborata sulla base di una non dissimulata aderenza. Da un punto di vista stilistico sia compositivo, ai modelli di Jacques Callot, le cui incisioni dovevano di certo circolare anche a Napoli, e tale specializzazione limitò le sue possibilità di ergersi a protagonista della scena artistica napoletana del Seicento, ricca in quel momento di diverse figure dominanti nelle grandi commissioni pubbliche. Basti ricordare Francesco Solimena, Mattia Preti, Luca Giordano soprattutto e molti altri. Però gli consentì certamente una solida affermazione relativamente a quel genere la cui risonanza era e sempre più sarebbe stata di carattere tipicamente privato. Poi che altro da dire di Micco Spadaro? Che purtroppo si sa la data della sua morte, che è 1679, morì all'età di 67 anni. Tuttavia, però, va ricordato che negli archivi parrocchiali dell'epoca il noto storico dell'arte Giuseppe Ceci non ha trovato per ora documenti che confermino la data precisa. Però diciamo che convenzionalmente viene detto 1679 la data della sua morte. I committenti più importanti di lui fu ovviamente il collezionista Gaspar Romer, e poi molti altri, diciamo che il più noto è questo collezionista qua. Che è il quadro della peste del 1656, avvenuta a Napoli. Il quadro è stato dipinto da Micco Spadaro. Dunque, Micco Spadaro è un pittore napoletano del 1600 che è noto soprattutto per essere stato pittore di rappresentazioni di pesti,
non solo a Napoli, ma anche in altre parti dell'Italia, e soprattutto per essere stato pittore di alcuni eventi, avvenimenti legati a Masianello, ecco, appunto. Quindi diciamo che questo pittore è abbastanza noto per queste due tematiche. E noi sappiamo che questo pittore è stato, tra l'altro, alla bottega di Salvator Rosa, che è un altro grandissimo pittore del 1600. Quindi diciamo che Spadoro viene definito pittore della scuola napoletana. Dunque, questo quadro qui ve lo faccio vedere. Questo praticamente l'ho ricavato dal libro di Stefano Zuffi. Per farvi vedere che, ecco, oddio, ve lo faccio vedere, qui l'ha criticato Stefano Zuffi. Dunque, che dire di questo quadro qui? A livello iconografico è un quadro molto particolare perché Micco Spadaro rappresenta in modo ben definito e dettagliato la scena della pesta avvenuta nel 1656 in una piazza a Napoli. Particolare è la presenza del suo presunto autoritratto, lui che viene rappresentato a cavallo a sinistra del dipinto. Oltre a questo c'è anche da dire una cosa abbastanza interessante, che difficilmente si trova in altri dipinti della peste, è la scena dell'allattamento del bambino. La scena dell'allattamento della madre appestata è qui, questa scena è presente al centro del quadro. Che altro da dire di questo quadro qui? Micco Spadaro si vede che è un grandissimo testimone degli avvenimenti della seconda metà del 1600 e soprattutto ricordiamo che grazie a lui abbiamo la testimonianza di com'era la cupola della chiesa di San Sebastiano, lì vicino a una delle piazze di Napoli, abbattuta però nel 1639. Quindi quindi ringraziamo a Micco Spadaro per sapere com'era questa cupola di questa chiesa qui. In più, questo quadro si vede con un ex voto per la presenza di Gesù e Dio in alto del dipinto. E niente. Quindi diciamo che questo quadro, come era per video precedente di io che racconto il quadro di Tanzio da Varallo, questo lo collego sempre agli avvenimenti attuali dei nostri problemi coronavirus. Con questo è tutto, quindi io vi saluto con un altro quadro, questa volta di Micco Spadaro, e niente, questo quadro è molto bello, interessante sia a livello iconografico sia a livello di documentazione storica e artistica. Questo quadro appunto si trova al Museo del Capitolmonte di Napoli. Quindi niente. Bene ragazzi, allora con questo video è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate, ci vediamo al prossimo video e ciao. Ciao a tutti.